Ciao ragazze e ragazze, sono qui. Finalmente mi sono arrivati i due prodotti che avevo chiesto, ordinato da Sephora. E due prodotti, anzi, sì, e uno da Look Fantastic che mi è arrivato tutto ieri sera. Allora, questa è una palette di Too Faced che a mio avviso è super strepitosa. Tadam! Queste sono le colorazioni che credo siano abbastanza reali. Questo che sembra sul viola non lo è assolutamente, quindi non sono reali, perché questo orcio qua è questa colorazione. È rosata, sì, è rosata. E magari andiamo ad applicarla proprio ora. Vediamo un po'. Molto carina. Semplice. È, come dire, tipo tridimensionale. Ha delle sfaccettature di lilla, rosa, oro. Tanto è vero che qua si vede, vedete che si vede in diversi colori. Molto carina. Farò il make-up con questa palette. Poi, di Natasha Denona è arrivata la mia amatissima palette. Ho swatchato dolcemente ieri sera. Questi due sono una cosa burrosa, ragazze, burrosa. Sono fenomenali e sono, mamma mia, burro proprio, paura persino toccare. Sono in crema, stratosferiche, e questo invece in polvere è il blush. Allora, facciamo che mettiamo subito questo blush. Ho messo il Shaglown che ho messo ieri, poi il nome. Lo applico qui. Colorito delicato, ma d'effetto. Molto molto carino, semplice. Mi piace proprio. Dopo metteremo l'illuminante, ma volevo mostrare un'altra cosa di NARS che mi è arrivata da Look Fantastic. Questo prodottino che sembra glaciale, ma in realtà sì, è glaciale, ma è molto molto bello. Una luminosità estrema, quindi sono strafelice di aver acquistato questo perché è una colorazione particolare. Questo è Copacabana, non si capisce, come giustamente sapevo già, è Copacabana di NARS. L'ho trovato su Look Fantastic. Fantastic, sì. E questo qua vedete più dorato, ma altrettanto una meraviglia. Questo sono ottimi questi prodotti in crema, però
come illuminante oggi voglio applicare questo qua sul rosa. Oggi sono sul rosa, lo applico qua, guardate che meraviglia. Con la base di prima trovo sia stupefacente, magari sfumo un po', è molto molto bello. Bene, allora, e questo è quello delle fate di NYX, non mi ripeto ogni volta, sono dico sempre le stesse cose. Se volete sfogliate i, come si dice, i tutorial precedenti. Allora, le novità ve le ho mostrate, ora passiamo alla palette. Applico di nuovo un po' di questo prodotto. È bellissimo dal vivo, ragazzi, dà un effetto che è una meraviglia, bello bello. Prendo un po' di questo e anche Too Faced, è bellissima come resa. Con questi prodotti si può anche evitare di mettere il primer. Io ho messo il correttore, ma come ben vedete se ne può fare a meno. Pennello era pulito, non era sporco. Questo che mi sembra strano. L'ho messo proprio così, pensando di. Allora mi ha fatto una sorta di macchia. Poi ho altri prodotti, due, che un attimino poi vi illustro. Vediamo un po'. Prendo il caucciù e prendo questo, è vero, in camera da un'altra luce. Prendo poi sempre con lo stesso pennellino questo scuro che a me piace tanto. Anche questo sembra più scuro, qua. Dal vivo no. È la luce che fa sembrare il tutto diverso. Comunque è molto molto bello. Ma prendo di nuovo questo e lo vado ad applicare qua. In modo da, perché a volte con le dita non si va a prendere tutti gli angolini, si può anche bagnare, eh? No, mi piace già così. Molto molto bello, scusate, intanto guardo di sotto. Oggi c'è un'aria, 16 gradi, stamattina c'erano ed è iniziato l'autunno. Buon autunno a tutti. Quindi, volevo un altro pennellino sempre piccolo. No, no, va bene questo, sono fuori. Scusate, prendo questo e lo applico. Qua.
Molto bella sta palette. Too Faced, ho visto che ne ha fatte due. Una con dei viola e una con questa colorazione. Mi piace tanto. Questa assomiglia a un'altra che aveva già fatto, quindi l'ho acquistata un po' ad occhi chiusi perché l'altra era stupefacente. Quindi anche questa è bella completa. Poi prendo questo scuro, vado qua. Fatto. Ho messo ancora il link di questo pennellino che Ambra Rasa aveva elencato su Look Fantastic. Poi non so se c'è ancora, io l'avevo acquistato lì, ho messo quel link. Poi ragazze mie, se non c'è io non posso farci nulla. Sapete che cosa vi dico? Che applico ancora un pochettino di questo. Mi piace tantissimo. Molto bene. Vediamo un po' le mani. Allora, intanto, ecco, non l'ho messo. Mi hanno omaggiato di questi due prodotti e sono rimasta esterrefatta di Rare Beauty. Questo è un primer viso, fatto così, a pompetta. Mentre questo è un gloss labbra. Poi, un mostro qua trasparente, diciamo. Non vedi che, ma siccome l'anno è molto carino, omaggiato, ben venga. Allora, io come gloss ho acquistato sempre sempre da Sephora di Patrick Star. No, Patrick, mi viene in mente adesso. Quello che dall'altra volta non mi viene, ve lo metterò sotto. E questo colore particolare. Mettiamo una matitina, non ho finito gli occhi, di Huda Beauty. Dalla foga l'ho messo prima il gloss della matita, mai sbagliato. Va messa prima la matita, soprattutto con il gloss. E poi lo volevo acquistare già da tanto, era sold out. E sono riuscita ad averlo stavolta. Allora, gli occhi finiamoli e mettiamo la matita nera. Questa è Pat McGrath. Ecco, c'è una confusione con questi Pat.
Io lo trovo solo, perlomeno ho guardato da altre parti, ma su, non so se c'è da Notino, Lookfantastic, io da Sephora, online, perché sennò non c'è in store, solo in Duomo, credo, non so, io vado sempre online. Si può anche ordinare online e recuperarlo in negozio. Non so se possa fare anche così, dappertutto. Comunque, alle mie meraviglie si è aggiunta anche questa palette perché è spaziale. Ve la rimostro. Prendete voi nota di Too Faced da Sephora. Molto carina. Allora, andiamo ad applicare un pochino di questo, vediamo. Con le dita, applico un po' qua, poco. È una crema, come dire, non secca, ma è particolare, molto molto bella. Questa di NARS. Ed è fantastica anche questa palette. Mi ispira molto anche il blush che è molto fine. Mi ispira molto, dicevo, anche, lo applico ancora un po' qua, il rossetto. Mi dispiace. E nulla. Questo è tutto. Mando un bacione. Alla prossima.